tutti, sono Vicky e benvenuti ad un nuovo video. Oggi video wrap up del mese di novembre. Andiamo subito a cominciare. Il primo libro che ho letto a novembre è stato Memnock, il diavolo di Anne Rice. Vi lascio la cover qui perché ce l'ho un po' complicato da recuperare. Memnock il diavolo è il capitolo più strano e atipico delle cronache dei vampiri, molto incentrato sulla religione e il cristianesimo. Infatti è uno di quelli che ha ricevuto più critiche. L'estate si ritrova stavolta a vivere un'avventura che lo porterà in paradiso e all'inferno, un po' alla maniera dantesca. Incontra infatti questo Memnock che gli rivela di essere il diavolo e che ha bisogno del suo aiuto per vincere la sua battaglia contro Dio. L'estate verrà quindi condotto in paradiso e all'inferno e Memnock gli racconterà la storia della creazione e dell'evoluzione umana dal suo punto di vista. Dio e il diavolo ci vengono presentati in questa storia in maniera molto diversa da come noi li immaginiamo. Abbiamo infatti un Dio imperfetto, molto indifferente alla condizione umana, infatti reputa l'essere umano come semplicemente parte della natura, un po' alla stregua di un animale. Mentre Memnock, che è il suo angelo accusatore, vede qualcosa di più nella nostra specie e dedicherà la propria vita cercando di mostrare a Dio quanto siamo speciali. Dio inoltre tende a santificare, a velare di bellezza la sofferenza, sofferenza che però non è necessaria per entrare in paradiso, come vedremo durante la lettura. Memnock questo non lo può sopportare, non lo può accettare, lo disgusta la sofferenza dell'essere umano e soprattutto lo disgusta la sofferenza delle anime che dopo la morte umana si riversano in una sorta di limbo dove si sentono sole, perse e confuse. Vi ho detto tutto e non vi ho detto niente, è impossibile spiegare con poche parole cosa è narrato in questo libro, bisogna leggerlo per capirlo. Vengono raccontati la creazione, la caduta del diavolo, la creazione del paradiso e tutto secondo l'interpretazione di Anne Rice e facendo coincidere in tutto con l'elemento vampiresco, a mio parere in maniera magistrale. Questo romanzo ci mostra l'eterno dissidio tra Dio e il diavolo in maniera completamente diversa da come lo immaginiamo, in una narrazione interessantissima che lascia a bocca aperta. Inquietante e splendido, il finale è da diventarci matti, assurdo. Ogni volta che finisco di leggerlo poi ci penso per giorni. Consigliato anche se va approcciato con attenzione perché, come vi dicevo, è molto diverso dai soliti capitoli delle cronache dei vampiri. Poi ho letto Cercami di Andre Asiman, che è l'attesissimo seguito di Chiamami col tuo nome, che purtroppo per me è un no, cioè nel senso per alcune cose sì, ma generalmente è un no. Ho fatto la recensione, ve la lascio qui, una recensione proprio completa e dedicata, così non ve ne parlo in questo video, ecco perché già avete qui tutto ciò di cui avete bisogno. Poi ho letto il primo volume della serie di Carrie di Lynn Flewelling, che è L'arciere di Carrie. Questo fantasy un po' introvabile, si trova più che altro usato nei mercatini, online, eccetera, anche se qualcosa c'è anche su Amazon e eBay. E è praticamente uno dei fantasy più belli che abbia mai letto, veramente meraviglioso, però non vado ad approfondire perché ve ne parlerò quando avrò letto gli altri due volumi che compongono la serie in un video apposito dedicato, quindi stay tuned. Poi ho letto Project Digito Anima di Marco Chiaravalle, è il suo secondo lavoro, anche di questo non vi vado a parlare in questo video, e voi mi direte ma parlerai di qualche libro all'interno di questo video? Non me ne vado a parlare perché ho già pronto un video apposito dove vi farò appunto la recensione e ci sarà anche l'intervista all'autore nello stesso video, quindi una chicca, un video particolare, non perdetevelo. Comunque si tratta di un thriller fantascientifico molto particolare, un po' difficile da catalogare. Poi ho letto Intrighi a Darkstone di Serena Lilian, un romanzo storico a tematica MM della Triskel Edizioni, che mi ha gentilmente omaggiato del volume. La storia parla del nobile Caelan di Darkstone, che sta tornando a casa dal monastero dove presto prenderà i voti per via della morte del padre e della misteriosa scomparsa del fratello maggiore. Qui il giovane scoprirà che più di un intrigo viene tramato a Darkstone e dovrà prendere momentaneamente il ruolo di signore per cercare di svelarli, per salvare la situazione e salvare la propria vita. Tutto questo è affiancato da Ryan, il bellissimo figlio dello stalliere al quale Caelan era molto legato e che lo attrae più di quanto vorrebbe ammettere. Il romanzo è uno storico medievale ambientato in Inghilterra, carino e molto leggero.
Il tutto è scorrevole, adatto a una lettura, di svago e intrattenimento all'insegna degli intrighi che danno il titolo al romanzo. Ho trovato che la componente degli intrighi sia più accentuata di quella romance, comunque dal titolo ciò non stupisce. Kellan e Ryan passeranno molto più tempo a cercare di venire a capo dei problemi di Darkstone e a indagare sui possibili colpevoli piuttosto che ad amoreggiare tra loro. Trovo che l'autrice Serena Lillian abbia uno stile ancora acerbo, sia nella scrittura sia nelle dinamiche che va a delineare e a raccontare, ma ciò non compromette la scorrevolezza della storia. In conclusione, una storia MM leggera, adatta per quando volete staccare dalla quotidianità e immergervi in un'altra epoca, con la certezza che le pagine scorreranno molto velocemente. Poi, ultimo libro che ho letto nel mese di novembre è stato Memorie di uno schiavo romano, un altro storico a tematica MM, questa volta ambientato nell'antica Roma ai tempi di Nerone, di Tea Bricci, che mi ha gentilmente omaggiato del suo libro. E che mi è piaciuto davvero moltissimo. Ve ne andrò a parlare in un video singolo, in una recensione singola che andrò ad accompagnare con l'intervista all'autrice. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale. Se volete acquistare i libri di cui vi ho parlato, ve li lascio qui nel box informazioni, tramite i link di affiliazione. E se volete offrirmi un caffè per supportare il canale, c'è il link di Ko-fi sempre nel box info. E vi mando un grossissimo bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!